Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Paola Cortellesi. Panico per la terribile malattia scoperta sul set. Ecco la ghiacciante vicenda in cui è coinvolta. Paola Cortellesi è una celebre attrice italiana che ha dimostrato la sua versatilità anche da conduttrice, da artista di cabaret e padrona di casa di Sanremo. La Cortellesi è in grado di stupire positivamente il grande pubblico, capace di farli divertire, ma anche commuovere. La Cortellesi si impone nel panorama della commedia italiana e tra i capolavori in cui prende parte ricordiamo Chiedimi se sono felice e Tu la conosci Claudia, in cui recita al fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo, Maschi contro Femmine, ed il sequel, Femmine contro Maschi. Nel 2014 recita nel film, Un boss in salotto, Scusate se esisto, e Sotto un buona stella. L'attrice non è protagonista solo di pellicole comiche, ma ha dimostrato le sue doti interpretative anche per ruoli drammatici. Ha sorpreso tutti in Petra, in onda su Sky Cinema, una poliziotta dal carattere difficile che instaura rapporti complessi con i colleghi. Paola Cortellesi è amatissima anche in televisione, tanto da essersi dedicata alla conduzione di importanti trasmissioni del piccolo schermo. Nel 2004 è la padrona di casa del Festival di Sanremo e due anni dopo realizza uno spettacolo al fianco della sua grande amica Laura Pausini. Paola Cortellesi scopre la malattia sul set. Paola Cortellesi è uno dei personaggi della televisione attuale più apprezzata dal pubblico italiano. Si distingue, oltre che per il suo talento nella recitazione, anche per il suo spirito comico che ha catturato la simpatia dell'audience. In diverse occasioni, l'attrice si è concessa a lunghe interviste in cui ha svelato dei particolari aneddoti della sua vita. Ad esempio, non tutti conoscono il grande sogno di Paola da bambina, ovvero quello di diventare una camionista. Paola Cortellesi è stata anche la protagonista di alcuni videoclip musicali. Tra questi ricordiamo La descrizione di un attimo, di Tiro Mancino. Un'esperienza che Paola ricorda con piacere per i rapporti instaurati con i suoi colleghi, ma che le ha provocato una terribile allergia da processionaria. Si tratta di un'irritazione cutanea causata dal morso di un insetto che provoca orticaria ed un calore sulla pelle molto fastidioso. Paola Cortellesi è una donna in carriera che, nel corso delle interviste rilasciate, ha dimostrato anche il suo lato umano, svelando dei dettagli sulla sua vita. Il cinema per Paola non rappresenta solo il lavoro, ma riguarda anche la sua vita privata. Infatti, l'attrice è sposata dal 2011 con il regista e sceneggiatore Riccardo Milani. I coniugi hanno messo al mondo la piccola Laura nel 2013 e proprio Paola ha svelato un aneddoto sulla sua bambina e sul suo modo di fare la mamma. Mio marito è di manica larga, ma un po' di severità ci vuole. Io quando posso cerco di assecondarla, ma ci sono momenti in cui non transigo. Non tollero, ad esempio, che si metta in pericolo.